Il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno ha presieduto alla seduta odierna dei lavori in programma in Consiglio, esordendo con una specifica sulla costituzione di una delegazione per recarsi direttamente dai ministri della Difesa, della Giustizia e degli Affari Interni per far chiarezza sulla soppressione della Corte d'Appello di Campobasso, la Regione Carabinieri e il depotenziamento delle forze dell'ordine sul territorio molisano. La delegazione è composta dallo stesso presidente Cotugno, dalla consigliera di minoranza Fusco Perrella e dal capogruppo del PD Francesco Totaro. Sì, io credo che anche da subito questa delegazione che è stata formata da pochi giorni, delegazione fatta con l'avallo della conferenza dei capigruppo, ha un ruolo io credo importante, che è quello innanzitutto di capire qual è l'idea del governo che ha della nostra regione. Perché se è vero come è vero che già la Legione dei Carabinieri è stata trasferita in Abruzzo, c'è il pericolo della Corte d'Appello, ci sono in pericolo altri enti dello Stato governativi che rischiano di perdere, questa regione rischia di perdere. Io credo che noi da subito dobbiamo chiedere al governo per far sì di capire qual è l'idea e il ruolo che questa regione debba avere. Se loro hanno in mente che questa regione debba perdere la propria identità, io credo che noi tutti, in primis rappresentanti istituzionali, insieme a tutte le amministrazioni, ma soprattutto insieme ai cittadini, dobbiamo fare in modo che questo fatto venga scongiurato, perché la nostra regione è una delle regioni d'Italia e noi riteniamo che debba rimanere tale. I lavori sono proseguiti con la regolare discussione dei punti all'ordine del giorno. In primo luogo il consigliere Iorio ha esposto un'interrogazione da parte della minoranza concernente gli adempimenti inerenti al sistema sanitario regionale. Chiarimenti richiesti al presidente della giunta, nonché commissario ad acta per la sanità Paolo Di Laura Frattura, e in sua assenza ha preso la parola il vicepresidente della giunta Vittorino Facciolla, che ha risposto in maniera dettagliata ai vari quesiti, di cui il consigliere Iorio non si è detto soddisfatto. Quest'ultimo è stato protagonista della discussione al punto numero 2, concernente il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Molise e l'approvazione delle linee guida e avviso pubblico. Il vicepresidente della Giunta Facciolla, anche in questo caso, ha risposto all'interrogazione, soddisfacendo questa volta la richiesta di Iorio e della minoranza. Il Consiglio regionale è andato avanti poi con lo svolgimento dei lavori, quindi degli altri punti in oggetto.